piace sempre in una storia dire anche qualcosa di vero sull'uomo e su di noi. L'inquinamento, così come la guerra e l'ecologia in generale, sono temi che mi hanno sempre interessato e che mi piace trattare in maniera ironica, perché sono convinto che l'ironia e l'umorismo permettano di accettare, far accettare delle cose che sono anche toste, devo dire, anche drammatiche, però le si accetta e nello stesso tempo si ride e si ragiona su queste, quindi serve a far parlare di questo argomento. Mi sembrava un'idea sempre attuale, sono convinto che l'inquinamento sia uno dei più grandi problemi che abbiamo oggi, ce n'è tanti, però insomma tra i tanti questo è uno. E contemporaneamente mi affascinava l'idea di questo via vai, chiamato così, perché io credo che sarà la più grande invenzione del futuro che arriverà, non so quando, non mi chiede quando, magari arriverà tra 100 anni, ma sono convinto che arriverà qualcosa del genere e ci credo, mi piacerebbe, è un sogno che ho sempre coltivato, quindi il fatto di risolvere tutto il traffico, di fa scomparire l'inquinamento, mi affascina. Mi ricordo che le prime discussioni che abbiamo avuto con Bruno era il fatto che immaginavamo queste scenografie di città molto scure, con queste VIP e mini VIP tutti rosso, che si vedevano bene quasi su un fondo bianco e nero. E poi ricorda anche un po' il mondo dell'animazione, dove i personaggi sono sempre molto staccati, enfin, almeno non quelli in 3D, ma l'animazione tradizionale. Personaggi come si intersecano poi in questa storia di ecologia? Beh, si intersecano perché la vivono. E loro non hanno l'auto, vabbè, per vari motivi, uno vola e l'altro non gliene frega niente, forse non sa neanche guidare. Però loro sono personaggi un po' come lo era il signor Rossi, che vivono la nostra vita, si trovano immersi in una società e quindi mi sembra naturale inserirli in qualcosa che mi colpisce per vedere come reagiscono. In questo caso loro sono passivi, semplicemente devono, non dico risolvere, ma devono accettare una situazione che è più grande di loro. È mini VIP, è il tipico perdente, l'underdog americano, diciamo, che mi piace proprio di più perché deve accettare e subire determinate situazioni. Poi alla fine risulta vincente, ma questo fa parte della storia. Se non c'è il contenuto, non mi interessa neanche la forma. Per me la forma può essere anche non perfetta, anzi l'errore non mi dà nessun fastidio, ma è quello che comunico che mi interessa. Oggi invece nei film, in molti film, quando si esce dal cinema, se uno si chiede che storia ho visto, raccontami la storia, non lo so se si è in grado di raccontarla, perché si avvolge su se stessa, si perde, è molto barocca, non so come dire, questo anche nel dal vero, intendiamoci, non solo nel cinema d'animazione. E questo è un peccato, però calcolate che quando ho iniziato io uscivano uno o due film all'anno, oggi ne escono quanti, non lo so, 40, 50.